La priorità strategica numero uno è sicuramente incrementare la marginalità per questo 2023. Due, crescere organicamente nella realizzazione della rete in fibra e spostare quindi su rete in fibra proprietaria sempre più clienti. E quattro, crescere, crescere, crescere. Lo scenario è uno scenario estremamente competitivo, sia sul mercato delle telecomunicazioni, con i nuovi player che usano la leva prezzo per entrare, e sia sul mercato energia per la crisi energetica, prezzo materia prima. Insomma, mercati estremamente competitivi in cui Convergenze riesce a competere in maniera efficace, efficiente, e questo 2023 è finalmente un anno normale. Porterà alla luce tutto il lavoro fatto nel corso degli ultimi anni. Un obiettivo nel medio-breve termine è quello di realizzare un'ulteriore acquisizione, un'acquisizione di un'azienda con un fatturato compreso tra i 3 e i 5 milioni del settore telecomunicazioni che ha sia un po' di rete wireless che un po' di rete fibra e soprattutto un'azienda che possiamo efficientare eliminando tutti quei costi ridondati rispetto alla rete di convergenze, quindi sprigionare grazie all'acquisizione nuove efficienze, far crescere i margini complessivi delle due aziende.